filosofo e psicanalista e saggista Hillman scriveva La teoria della ghianda. Questa storiella mi ha colpito, è molto particolare. La teoria della ghianda è la teoria dei talenti, dei carismi, delle potenzialità nascoste. Bisogna togliere il superfluo, aprirsi alla luce per germogliare, poi la ghianda diventa una quercia. Dentro di noi c'è un tesoro nascosto, un mistero inesplorato, ed è Hillman, questo psicanalista che parla della teoria della ghianda. Io voglio iniziare un ciclo dove voglio parlare delle storie bibliche. Inizio proprio con la prima storia biblica, è quella dei nostri progenitori, secondo la fede, di Adamo ed Eva. La prima umanità, sempre secondo la Bibbia, ci sono studi di esegesi, anche le scienze umane, l'antropologia, però voglio di più radicarmi su questo, sul testo biblico, che è un testo di fede. Lo scrittore ispirato dallo Spirito Santo, io lo definirei anche l'artista, quando scrive la storia della Bibbia, che è una storia di fede, quando racconta gli inizi della creazione, ovviamente fa uso di un certo linguaggio, delle culture di quel tempo, di quell'Antico Oriente, il Medio Oriente, dove c'è un crogiolo di popoli, una mescolanza, e l'autore biblico prende da una parte e dall'altra. E poi mano a mano la Bibbia, i libri si affinano, seguono un certo percorso, però teniamo presente che le culture sono delle culture mescolate. Il libro della Genesi, di cui parla della creazione, del primo uomo, di Adamo ed Eva, non è cronologicamente il primo libro, ma dal punto di vista canonico sì, però è un libro che è stato aggiunto soltanto successivamente. Maschio e femmina li creò. Ci sono due racconti di creazione in proposito. Adam è l'uomo vivente, l'uomo tratto dalla terra, da Adamah. Dio trae dalla terra, dal fango, da Edom, dall'argilla rossa, impasta il primo uomo. E il primo uomo, Adam, potrebbe definirsi l'argilla cruda, nel senso che viene sempre plasmato e riplasmato. L'Adamah, tratto dalla terra, dall'humus. Siamo, secondo sempre il racconto biblico, siamo terra, siamo argilla, siamo fango, dove Dio, il creatore, soffia il suo spirito, la Ruach. Belli questi termini ebraici, ci fanno respirare il senso della prima creazione. Maschio e femmina li creò. Vi dicevo, sono due i racconti di creazione. E nel racconto, quando Dio crea l'uomo, crea l'Adamo, l'Adam, trae dalla costola anche la femmina, maschio e femmina le creò, dalla costola, cioè dal mezzo, perché non fosse né superiore e né inferiore. Io non ho voluto fare un salto, ma voglio partire proprio dalla creazione dell'uomo. Dio prima separa il firmamento, il cielo, la terra, le acque, crea la luce del giorno, la luce della notte, gli animali, però al centro dell'universo, del mondo, c'è l'uomo, l'Adam.
C'è l'uomo che rappresenta nel contesto della creazione un primordiale, mitico anche si potrebbe dire, rappresenta l'opera meravigliosa da parte di Dio. E Dio vuole trovare un aiuto corrispondente e crea la femmina, maschio e femmina li creò. E l'uomo inizia a denominare ogni cosa. Siamo nell'Eden, siamo nel paradiso, siamo nella terra, è l'Adam terrestre. Dal punto di vista della fede siamo nella grazia. Dio, l'uomo, maschio e femmina, nella differenza sessuale, con la natura, con gli animali, c'è una pace, c'è un equilibrio. L'uomo, sempre inteso nella differenza maschio e femmina, viene creato a immagine e somiglianza di Dio. Questa è la più grande dignità che neanche il crimine più grande può mai togliere all'uomo, di essere stato creato ad immagine e a somiglianza di Dio. Ovviamente io la lettura che do è una lettura ecclesiale, una lettura di fede, una lettura cristiana. Dio entra nella storia perché crea l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza, ed entra anche nella creazione perché Dio è il creatore. Ogni creatura contiene l'impronta di Dio, a immagine e a somiglianza, quindi questo indica rapporto, relazione, indica una radice inviolabile, inviolabile, maschio e femmina li creò. E quando Dio crea l'uomo è come se gli avesse detto: sì, è bene che tu esista, sono contento della tua presenza. Dove l'uomo e la donna, il maschio e la femmina, hanno una uguale dignità, una uguale dignità. E secondo il racconto più antico, quello Genesi capitolo 2, dal versetto 4 in poi, ci sono degli elementi misogini. Con la teologia femminista c'è una lettura adesso diversa, più universale della Bibbia, quando prima ha creato soltanto il maschio. Elementi misogini nel senso, io vorrei spiegare che come quasi quasi ci fosse verso la donna una forma di subordinazione, di sottomissione. Siamo nella storia biblica primordiale, maschio e femmina li creò. Elementi misogini perché teniamo presente che il contesto è quello di una società patriarcale, dove c'è la preeminenza dell'uomo sulla donna. Adesso c'è tutta una serie di revisione, di lettura, di adattamento ad un contesto che sta cambiando, e secondo la cultura di questo tempo non è più ammissibile, non sono ammissibili alcune cose, anche quando più avanti vi parlerò del primo crimine della storia, il furto dell'albero. E la donna è creata dopo l'uomo, però attenzione, non è una creazione cronologica. Sì, il primo uomo è Adamo, che è il padre dell'umanità, ed Eva è la madre di tutti i viventi, creati dopo, vi dicevo, dopo la vegetazione, dopo gli animali, ed è creata perché l'uomo non trova un aiuto corrispondente, un proprio simile, un suo simile. Ed è questa... nella creazione del maschio e della femmina c'è questo splendore della differenza sessuale, e la loro unione rappresenta la complementarità. Maschio e femmina li creò. Rapporti, relazioni, io vi dicevo, pensiamo allo sfondo religioso, allo sfondo culturale, allo sfondo anche sociale, alla cultura e alla mentalità di quel tempo. Per questo ci sono due racconti di
di creazione dell'uomo. E bisogna riflettere sul ruolo della donna. Io spero anche in futuro di poter parlare del ruolo della donna nella società, nella cultura, nella chiesa. Oggi la donna è più emancipata, una donna più aperta alle istanze sociali. E il contesto in cui, quando è stata scritta la Bibbia, però nella Bibbia ci sono anche storie di donne che sono protagoniste, e è un contesto dove prevale l'uomo. Su questo bisogna essere molto sinceri. È una cultura antica dominante che ancora esiste in tante società, ma esiste anche in Italia e anche in Calabria. La donna viene vista soltanto come la cura. Colei che si occupa della cura del focolare, dell'intimità domestica, della custode della vita, del senso della culla e anche come presenza al mistero della vita, però rimane protagonista e significativa nella storia e anche nella vita pubblica. La donna mano a mano ha acquisito anche una propria soggettività. E questo rapporto tra maschio e femmina, tra uomo e donna, è un rapporto che è di sponsalità, di nuzialità, è un rapporto dove poi noi vedremo più avanti, però ci vuole un bel po' di tempo, dove Gesù scardina, è sovversivo. C'è soprattutto il Vangelo di Luca, viene definito così il Vangelo delle donne, dove Luca ha tutta una proiezione al femminile. Pensiamo ai rapporti che Gesù ha avuto con le donne, la vedova di Nain, oppure l'emorroissa, Marta e Maria, la donna adultera, o anche gli altri Vangeli quando parlano della donna samaritana, o il rapporto anche con la stessa madre. Gesù sovverte gli schemi che per quel tempo è stato rivoluzionario. Ma questa creazione dell'Adamo, di Eva, che si inserisce, siamo nell'Antico Testamento dove c'è una società giudaica che vede il primato dell'uomo sulla donna, non vuol dire che non c'è una visione positiva sulla donna, anzi, se noi pensiamo al rapporto tra Abramo e Sara, Giacobbe con Rachele, c'è una stima, c'è un'attenzione particolare. E i testi biblici, perché adesso qui si inserisce questo argomento della donna, guardate che parlano di tante figure bibliche femminili che sono state determinanti. Ruth, Rahab, Rebecca, o Miriam, la sorella di Mosè e di Aronne, il libro di Esther, ma anche tanti altri. Maschio e femmina li creò. Ed Eva, vi dicevo, è la madre di tutti i viventi, è la madre di ogni vita. È la madre che conserva il mistero della vita. Pensiamo al grembo di una donna, questo ingombro, dove sono due persone, questo mistero che si fa davanti. Ed Eva è posta di fronte ad Adamo, di fronte al maschio, ma non come un confronto, come scontro, come una opposizione, ma è posto come l'aiuto corrispondente, come il proprio simile, e tutte e due rappresentano una complementarità. Io vi dicevo, mi piace questa interpretazione rabbinica, che Eva è stata tratta dalla costola di Adamo perché non fosse né superiore e né inferiore, questa pari dignità, questa eguaglianza sempre nella differenza. E Adamo è l'essere vivente che sarebbe non sarebbe buono senza un lei.
ha bisogno della differenza, ha bisogno dell'alterità, e questo si realizza, l'alterità si realizza poi nella sponsalità, nella nozialità, con un aiuto che è corrispondente. Ma che cosa accade in questo stato, potrebbe definirsi paradisiaco, di grazia, l'Eden? Che cosa accade? Accade l'insidia del serpente. C'è qualche cosa, un gesto di rottura che rompe la fraternità, rompe la pace, rompe la comunione. Accade che Adamo ed Eva trasgrediscono la legge. Avviene il primo crimine dell'umanità, che è il furto. Dio ordina ad Adamo ed Eva di non toccare l'albero, di non rubare, in sostanza, l'albero della conoscenza, l'albero dove si conosce il bene e il male, dove lì Adamo ed Eva scoprono di essere dei soggetti etici, una responsabilità, ma disobbediscono. Disobbediscono perché c'è una insidia, avviene la tentazione del serpente. Il serpente rappresenta l'elemento divisorio, di accusa, che diffama, che insinua, che fomenta. Il serpente è come se dicesse: ma guardate che Dio è invidioso di voi, Dio non vuole la vostra felicità, Dio non vuole che voi toccate il frutto dell'albero, perché altrimenti potreste diventare come lui. Allora, nell'uomo e nel maschio e nella femmina, però quando parlo di uomo intendo sia il maschio e la femmina, nell'uomo c'è questa tendenza, questo desiderio di diventare come Dio. Allora c'è la trasgressione della legge, e poi c'è un movimento di accusa che è reciproco tra Adamo ed Eva. Però c'è l'insidia del serpente. Questo è molto interessante, perché poi il serpente nella Bibbia non rappresenta soltanto il male, ha anche una funzione magica. A proposito, in alcuni testi dell'Antico Testamento, quando si parla, quando il popolo disobbedisce, e Israele che sta uscendo dal deserto disobbedisce, poi Dio punisce il popolo per la propria ribellione, ma poi devono guardare il serpente per essere salvati, che prefigura la croce di Cristo. Allora avviene qui una frattura, una cicatrice, una ferita che, sempre dal punto di vista cristiano, noi portiamo sempre dentro la nostra vita. Però pensate, noi siamo passati, sempre seguendo il testo biblico, da un momento di comunione, di pace, non direi, non lo so, di tranquillità, ma di quiete, dove c'è un equilibrio, dove questo giardino, l'Eden, non ci sono dei confini o dei limiti, però c'è una legge che Dio pone nel cuore dell'uomo, e viene trasgredita per questa insidia. E trasgredendo la legge, adesso qui io non entro chi è stata Eva, è stata Adamo, poi c'è una accusa reciproca, dopo la trasgressione scoprono di essere nudi, la nudità, sono spogliati della grazia, sono svestiti. Vorrei soffermarmi su questo particolare: l'uomo è l'unico animale che scopre di essere nudo, gli altri animali non hanno bisogno di vestiti, non si accorgono di essere nudi, ma soltanto l'uomo si vergogna. Questa nudità, che significa? Che ha a che fare con la colpa, con la responsabilità. Avviene una disobbedienza, e si scoprono di essere nudi. E questa disobbedienza attraverso la seduzione. Una seduzione che però, attenzione, diventa idolatria. L'idolatria sta nel fatto che vogliono diventare dei, vogliono diventare come Dio, per insidia del serpente.
Ma qui c'è una libertà di scelta da parte di Adamo e di Eva. Loro sono liberi. Dio aveva fissato questa legge, che però nel desiderio dell'uomo c'è questa aspirazione, ambizione di essere come Dio, e viene trasgredita. E da quel momento in poi cambia la storia. Siamo all'inizio, siamo, potremmo dire, ai primordi. C'è il cosiddetto peccato. Il peccato significa, è una frattura, è una rottura di relazione. Detto biblicamente, è mancare il bersaglio, cioè noi vorremmo fare il bene, però quella freccia appuntita verso il centro e il bersaglio non ha la forza di raggiungere questo bene. Ecco che noi dal punto di vista cristiano abbiamo bisogno della grazia. E l'uomo, faccio un passo ancora indietro, l'uomo si accorge di essere nudo, viene scacciato dal paradiso, diventa errante, ramingo, diventa nomade, però Dio non fa mancare il proprio aiuto. Dalla nudità Dio poi li riveste con peli di cammello. Bellissimo questo passaggio. Dio non fa mancare il suo aiuto, la sua protezione, non fa mancare il suo sguardo, li riveste nuovamente. Questo rivestirsi cristianamente è l'essere rivestiti della grazia di Dio. È nudo, scopre di aver disobbedito, scopre la colpa, diventa un soggetto eticamente responsabile l'uomo. È il primo crimine, il primo furto dell'umanità e della storia, perché rubano del frutto dell'albero del giardino. È la prima trasgressione, che poi ci saranno tante altre trasgressioni dell'umanità, e loro sono esposte alla tentazione, alla seduzione della tentazione. Dal punto di vista spirituale, questo è un termine che ci fa capire tante cose. Da quel momento in poi nessuno si può dire indenne dalla tentazione, e quando si commette una colpa, una trasgressione, l'uomo e la donna sentono, almeno quando c'è una coscienza formata, di aver disobbedito ad un comando. E pensate che il primo peccato, la prima trasgressione, la prima frattura, è un peccato di gola. Ma non è un peccato di gola tanto perché si ha fame, c'è un'esigenza del corpo, ma è un peccato di gola perché significa un voler avere per se stessi un qualche cosa che non appartiene. I monaci parlavano della, mi piace questo termine greco, della gastrimargia, no? Questo divorare, un divorare che porta poi a trasgredire un comandamento. Si potrebbe dire che la gola nei sette vizi capitali è proprio il cuore, è il centro del peccato. E gola, il peccato di gola è come mettere legna da ardere per alimentare di più il fuoco. E da quel momento in poi i nostri progenitori iniziano, c'è un cammino, no? Viene chiamato il cosiddetto peccato originale, anche se oggi diversi teologi mettono in dubbio questa teoria, ma stanno riflettendo per riformulare la cosiddetta dottrina del peccato originale. E qui l'uomo scopre la propria libertà di scelta. La seduzione non è soltanto, io vi dicevo, una questione di gola, voler mangiare il frutto dell'albero, afferrare quel frutto per diventare come Dio, no? C'è questa tendenza umana a lasciare che la seduzione, la tentazione, l'insidia, io faccio ancora qualche passo indietro, quella del serpente, che fomenta, che insidia, che calunnia, dove c'è la maldicenza, che mette in cattiva luce, porta l'uomo a credere nella propria libertà
più al male che al bene. Pensate, quando diceva un filosofo, se non sbaglio era Socrate, che quando non si hanno più argomenti, chi perde allora inizia a calunniare. E allora il serpente, sentendosi inferiore, non potendo essere come Dio, allora maldice e parla male della figura divina. E questa tentazione si insinua nel cuore dei nostri progenitori, l'Adam ed Eva, il primo uomo e la prima donna. E qui c'è la libertà di scelta, che è una istanza, potrebbe definirsi, di affermazione. L'uomo e la donna vogliono affermarsi. E da questo momento in poi c'è la nudità, il senso della colpa. E si nascondono allo sguardo di Dio, Dio però non fa mancare il suo aiuto, perché sì, da quel momento in poi l'uomo e la donna troveranno sostentamento dal lavoro della terra, dalla fatica della terra. La donna dovrà partorire, si farà esperienza del dolore, della gioia. Ma la cosa più terribile è non essere sotto lo sguardo di Dio, ma lo sguardo di Dio non manca. Questo è un tema importante in tutta la Bibbia e soprattutto nel libro dei Salmi. Il salmista ha un timore, nonostante le proprie avversità, sventure e i nemici, non avere su di sé il volto di Dio. E avere su di sé il volto di Dio significa avere custodia, protezione, significa anche il timore, ma non il timore inteso come paura. E allora si conserva sempre dentro l'uomo, maschio e femmina li creò, questa dimensione di seduzione, di tentazione, ma anche questa dimensione della libertà di scelta. Quando noi, a proposito della fede, vediamo quello che accade nel mondo, la presenza sia del bene e sia del male, che purtroppo a volte prevale di più quella del male, c'è la libertà di scelta. L'uomo è libero. Dio ha creato l'uomo, il maschio e la femmina, li ha creati liberi. Noi siamo liberi. Siamo liberi di decidere, siamo liberi nella scelta, siamo liberi anche di determinarci, e a volte anche di emanciparci e anche di allontanarci dal nostro creatore. Ma è una libertà che non è lasciata a noi stessi, perché questa libertà è anche sostenuta dalla grazia. Questo è un argomento che, essendo siamo nell'Antico Testamento, ancora non si ha il concetto della grazia, ma la grazia è la presenza dello Spirito Santo, è la presenza di Cristo che continua ad accompagnarci, ad accompagnare i nostri primi progenitori, a rivestirli e ad aiutarli perché possano compiere il progetto di Dio. Quella freccia appuntita che non può raggiungere il bersaglio, adesso sarà possibile quando nella storia della creazione, che sempre continua, interviene l'incarnazione di Cristo.